Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni fa saltare sulle sedie la sinistra. Perché? Perché va a trovare Orban. Orban, che è il cattivo per la sinistra italiana, è il cattivo. Il cattivo perché? Perché Orban praticamente ha preso nel suo paese il politicamente corretto e l'ha buttato nel cestino. Diciamo che dove c'è Orban sarà una democrazia vera, sarà una mezza democrazia, non lo so esattamente, bisognerebbe vivere lì per capire che tipo di democrazia, però lì il politicamente corretto è stato preso e buttato nel cestino della spazzatura. In quel paese si vive come negli anni 80, 70, 80 e i primi anni 90 in Italia, tipo di vita, dove non devi stare troppo attento a quello che dici, puoi ancora ridere, scherzare, fare delle battute, e possono ancora vedersi film tipo quelli di Abbatantuono, che ne diceva di tutti i colori. Mi ricordo, c'è un film di Abbatantuono che ne diceva di tutti i colori, su una signora che veniva da una regione italiana, dice: ma tu là sei abituata sulle piante, insomma. Abbatantuono diceva di quelle cose che oggi farebbero venire tutti i capelli bianchi al politicamente corretto. Io mi ricordo una trasmissione dove c'era Raffaella Carrà che conduceva questa trasmissione negli anni 80, dove arriva come ospite Alberto Sordi, il leggendario Alberto Sordi, e praticamente aveva un atteggiamento Sordi con la Carrà che oggi avrebbero definito un molestatore, body di qui, body di là. Il modo di scherzare che aveva Alberto Sordi con Raffaella Carrà, se lo avesse fatto oggi, Alberto Sordi lo avrebbero denunciato, lo avrebbero trascinato in tribunale, lo avrebbero allontanato dalla televisione per sempre, non gli avrebbero fatto fare più suoi film, perché quello che diceva e come scherzava con la Carrà oggi sarebbe visto come un qualcosa di assolutamente inaccettabile, ma una cosa oggi improponibile. Ecco, diciamo che in alcuni paesi ancora si è nella situazione dove un Alberto Sordi può scherzare in un certo modo con Raffaella Carrà senza essere accusato delle cose peggiori, no? E pensate che solo Gianbruno ha avuto l'ardire di dire in televisione: ragazzi, ragazze, state attenti in discoteca a quello che bevete, perché poi uscite, non siete lucidi e potete trovare il malintenzionato. Una cosa che negli anni, quando Alberto Sordi andava in televisione e si confrontava con la Carrà, avrebbero riso, si sarebbero ribaltati dalle risate raccontandogli quello che sarebbe successo da lì a 20-30 anni in Italia, dove un conduttore televisivo viene detto spregevole, viene definito una specie di mostro perché ha detto: ragazzi, state attenti. Ecco, insomma, c'è un abisso tra l'Italia di 20-30 anni fa e l'Italia oggi, sotto la dominazione assoluta del politicamente corretto. E così la Meloni va a Budapest, va in Ungheria per partecipare alla quinta edizione del summit sulla demografia e della natalità, e loda questo paese perché dice: stiamo guardando con ammirazione i risultati raggiunti dall'Ungheria per sostenere le famiglie e aumentare le nascite. Riconosce la Meloni di fronte a un collega ungherese, insieme a lei uno dei simboli del conservatorismo europeo. Il paese di Orban rappresenta l'esempio perfetto di come le cose possono cambiare se abbiamo la volontà e il coraggio di prendere provvedimenti necessari. E Meloni, questo è il punto, che in campagna elettorale lei, presidente, diceva alcune cose. Oggi dice le stesse cose, prendiamo esempio dall'Ungheria, però poi in Italia non viene fatto nulla in questo senso. Ecco, questo è il punto. La Meloni dice: si possono cambiare le cose, bisogna avere il coraggio di prendere i provvedimenti necessari. E però questo coraggio non lo vedo in Italia. Se questo coraggio non ce l'ha un governo di destra,
dove chi governa arriva dal Movimento Sociale Italiano, e sappiamo tutti che cos'è, quindi se non sono i post MSI a fare dei provvedimenti di questo tipo, vuol dire che proprio siamo finiti sotto questo aspetto. Andiamo in Ungheria a dire quanto siete belli, quanto siete bravi, fate delle cose che io vorrei fare, ci vuole coraggio, e però in Italia queste cose non si fanno. A che serve un governo di destra se non fa la destra? Se abbiamo un governo di destra che fa Mario Draghi o che fa Enrico Letta o che fa un misto tra Draghi, Enrico Letta e la Schlein, vuol dire che siamo proprio messi male. Voi che dite? Siamo messi bene? Non proprio. Dove tutto va sulle spalle di un generale Vannacci che scrive un libro super venduto perché gli italiani si sentono rappresentati più dal generale Vannacci che dai politici di oggi. Eh sì, il successo impressionante del libro con 150.000 copie, e guardate che 150.000 copie in un paese piccolo come l'Italia, con neanche 60 milioni di abitanti, e tra questi abitanti leggono pochissimi, in pochissimi leggono, capite che 150.000 copie in un mese è un qualcosa di assolutamente eccezionale. Cioè, ma l'hanno comprato qualche giornalista per criticarlo? Sì, 150.000 copie in un mese. C'è Amazon che sta stampando tutto il giorno i libri di Vannacci. Ecco. Quindi la Meloni va a elogiare l'Ungheria dicendo bravi, ci vuole coraggio, però ando sta il coraggio in Italia? Dov'è? Non so, lo chiedo io a voi. Dov'è? No, ma c'è tempo, altri 4 anni di governo. Ma voi siete sicuri che in questi 4 anni di governo la Meloni cominci a fare delle cose che stravolgano il paese? Davvero non so che cosa dirvi. Ecco, la Meloni aggiunge: in Ungheria hanno fermato il calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, è aumentata l'occupazione femminile. Ma Repubblica scrive: l'incontro di Meloni in Ungheria, Dio e famiglia, che riecheggia il motto della dittatura che abbiamo avuto, Dio, patria e famiglia. Quindi le opposizioni in Italia gridano allo scandalo perché Meloni elogia Orban, ma attenzione, in Italia non stiamo facendo le cose che fa Orban, sono solo elogi. Grazie a tutti, arrivederci.